ancora una volta a chiedere il consenso. E torniamo con una lista formata da tante persone nuove, perché poi ci vuole anche la novità, ci sono tante persone preparate, ci sono tante persone che daranno il loro contributo per continuare ad amministrare al meglio la nostra comunità. Lo abbiamo fatto in questi anni con una guida importante che ha saputo dare i giusti spazi a tutti. Si chiama Ezio Conte, che ha dato la possibilità al sottoscritto di fare tante cose a Galugnano e a San Donato. Ha dato la possibilità a Cesare Taurino di dimostrare quanto vale come tecnico, perché poi forse è la prima volta che San Donato avrà un ingegnere sindaco. Io credo che sia importante anche questo elemento, perché poi gli ingegneri hanno una visione degli spazi, dei luoghi, riescono a interpretarla, fanno progetti, insomma credo che sia importante questa prospettiva per tutti noi. Dicevo, Ezio Conte è riuscito a tenere in questi 10 anni un bel gruppo, e quando c'è un bel gruppo che lavora, i risultati arrivano, sono arrivati e sono sotto gli occhi di tutti. Certo, in questi giorni non possiamo fare finta di non vedere qualche anomalia in questa campagna elettorale. La stiamo registrando, la state registrando. È capitato di vedere sotto il palco, durante le presentazioni dell'altra lista, il vice sindaco in carica di questa amministrazione. Io dico che siamo in una democrazia dove c'è libertà di pensiero, c'è libertà d'azione, c'è libertà di fare ciò che si vuole. Si può anche cambiare idea, per carità, legittimamente, non facciamo i processi a chi va via per tanti motivi, però il problema è uno: il vice sindaco uscente è tenuto a dare delle risposte, deve dire il motivo per cui ha deciso di applaudire il nostro antagonista. E lo deve spiegare da vice sindaco in carica, lo deve spiegare, perché io che sto girando, che sto parlando tra le persone, soprattutto a Galugnano, molto spesso la gente mi chiede perché Maria Rosaria Tucci è dall'altra parte e io non ho motivazioni da addurre. E io credo che lei debba dare queste giustificazioni, perché il passaggio successivo è quello di dare la possibilità alla gente di capire perché in quella lista ci sono ragioni per sostenere quell'idea molto, molto variopinta da arcobaleno che abbiamo descritto. E quindi bisogna dare un elemento alle persone per capire se guardare con attenzione la lista numero 1 o la lista numero 2. Io credo che l'attenzione la meritiamo noi. La meritiamo noi perché continuiamo ad essere coerenti, continuiamo un'azione politica molto ben definita di questi anni, che è fatta di opere, è fatta di tanta, tanta
Maria, e interpretate questa parola proprio in tutti i sensi possibili e immaginabili. E allora io credo che a Galugnano, io con Maria Rosaria Tucci ho fatto tante belle cose, ho fatto molte cose, le abbiamo condivise, perché poi lei si occupava di cultura, io, o meglio, di pubblica istruzione, io di cultura, le deleghe si contaminavano l'un l'altra, per cui molte cose io le ho fatte con lei. Oggi deve spiegare perché è dall'altra parte. E guardate, il fatto di dire da parte di qualcuno sì, ma non è candidata lei, non è candidata lei, ma lei è un esponente importante di un partito di centrodestra, è un esponente importante di Fratelli d'Italia, che ha in lista dall'altra parte un nipote che altrettanto ha funzioni importanti all'interno di quel partito. Quindi lei sta giù, il suo nipote sta sul palco, ma alla fine è la medesima stessa cosa. Quindi non venite a fare alchimie, dovete soltanto spiegare. Io ho sentito l'apertura della campagna elettorale a Galugnano. Per carità, i buoni propositi vanno bene, noi tutti candidati dobbiamo dire che abbiamo a cuore le sorti delle comunità che intendiamo amministrare, tutto legittimo, però io credo di aver fatto tanto per la mia comunità di nascita, di origine, e io credo che i professori universitari che Alessandro Quarto ha portato a vedere qualche giorno fa i monumenti di Galugnano, io li ho già portati, i professori universitari, io ho portato tanta gente a visitare il territorio del nostro comune e abbiamo avuto tanti apprezzamenti, quindi abbiamo fatto tanto, continueremo a fare tanto. Io voglio parlarvi di una progettualità ultima, perché poi magari nelle altre occasioni avremo modo di parlare delle cose singole che abbiamo fatto e di ciò che abbiamo intenzione di fare. Proprio in questi giorni, idealmente vogliamo sempre più accomunare anche geograficamente le due comunità di Galugnano e San Donato, questo è stato un leitmotiv che mi ha ispirato durante questi 10 anni. Ecco, noi prossimamente inauguriamo nel parco giochi comunale sulla Galugnano San Donato il primo museo all'aperto della provincia di Lecce, e lo facciamo attraverso un'opera importante, una riproduzione di un autore, di un artista importante di fama internazionale, La mano di Le Corbusier. Qui in piazza c'è con noi uno degli ispiratori di questa idea del museo, c'è Mario Criti, ma io voglio salutare anche e ringraziare per tutto l'apporto che ha dato l'architetto Michele Pagano. Ecco, io credo che noi abbiamo ancora una volta parlato con la gente, abbiamo condiviso le idee che ci sono state proposte, così come abbiamo fatto tante altre volte, e abbiamo fatto ciò che alcuni cittadini ci chiedevano di fare, convinti che quella idea progettuale potrà ancora di più far parlare fuori dai confini provinciali e regionali e forse anche nazionali il di San Donato e Galugnano. Perché poi questo noi abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo
parlato molto con le persone, io proprio ricordo di tanti incontri fatti per esempio con associazioni, perché il sindaco mi ha dato la delega ai rapporti con le associazioni. Quante iniziative abbiamo fatto con la cittadinanza attiva di questo territorio, segno di una partecipazione condivisa, segno di una vicinanza alle istanze delle persone. E noi vogliamo continuare lungo questo percorso, che è un percorso virtuoso. Vogliamo continuare a parlare con le persone, vogliamo amministrare insieme a voi. È evidente che per continuare noi abbiamo bisogno, giorno 10 giugno prossimo, del vostro grande appoggio. Noi chiediamo a tutti voi di andare nelle famiglie, lo stiamo facendo come candidati, ma ognuno di noi si deve sentire candidato, bisogna andare nelle famiglie a spiegare che cosa c'è, quale proposta viene da questa lista. E non avremo molte difficoltà per spiegare come stanno effettivamente le cose. Non avremo difficoltà nel continuare ad avere il consenso che noi abbiamo avuto nel 2008 e abbiamo continuato ad avere nel 2013 e continueremo ad avere nel 2018 per i prossimi 5 anni. Grazie quindi per tutto ciò che farete, grazie per l'apporto importante che verrà soprattutto dai giovani candidati di questa lista che ascolteremo nei prossimi giorni. Grazie e buona serata. Salve.